signori, benvenuti al Pala Fornai di Mezzo Corona per la 10ª giornata di andata del campionato nazionale di Serie 1 Beretta femminile. Si affrontano la pallamano Mezzo Corona e la pallamano Cassano Magnago. Per la pallamano Cassano, con il numero 17 Cobianchi Michela, con il numero 5 Ferrazzi Sofia, con il numero 10 Montori Gloria, con il numero 13 Jovovic Carista, con il numero 19 Gatti Giulia, con il numero 21 Piatti Sara, con il numero 27 Laita Giulia, con il numero 35 Brodi Eva, con il numero 38 Maggi Asia, con il numero 46 Ponti Lisa Michelle, con il numero 50 Galle Rebecca, con il numero 89 Milan Giulia, con il numero 92 Mira Bertolino, allena Salvatore Onelli. Per il Mezzo Corona, con il numero 33 il capitano Eleonora Italiano, con il numero 4 Aurora Gislimberti, con il numero 6 Jessica Lona, con il numero 9 Martina Betta, con il numero 12 Elena Pedroni, con il numero 13 Anna Saranovic, con il numero 16 Niki Urattica, con il numero 17 Roberta De Mattio, con il numero 18 Ilenia Ceso, con il numero 19 Violetta Vigni, con il numero 22 Luisa Dalla Valle, con il numero 27 Giada Veronese, con il numero 44 Emma Girlanda, con il numero 49 Martina Pavlovic, con il numero 82 Anna Chiara Campestini, con il numero 99 Arianna Buratti, allena Sonia Giovannini. Arbitri dell'incontro, i signori Ciotola Diego e Giancarlo Romana. Buonasera signori e signori, dal Pala Fornai di Mezzo Corona, da Valentina Zanoner e Margherita Giacomuzzi. Buonasera a tutti. Questa sera, per la 10ª giornata di andata, si affrontano pallamano Mezzo Corona e pallamano Cassano Magnago. Una partita importante per entrambe le società. Pallamano Mezzo Corona, che si trova attualmente al penultimo posto con 4 punti, e pallamano Cassano Magnago, che si trova a pari merito con pallamano Casalgrande con 10 punti. Nel frattempo, sul campo di Pontigna ha vinto per 34-30 contro Ferrara, e quindi pallamano Pontigna che raggiunge quota 14. E sul campo di Mestrino, 10 punti per il Mestrino attualmente contro gli 8 della prima in classifica, Brixen. Le squadre si apprestano a prepararsi ad entrare in campo. Abbracci 5, scambi di consigli. Aurora Gislimberti, la prima a prendere in mano questo pallone. Ultime parole da parte degli allenatori per le ragazze di entrambe le divisioni. Margherita, cosa ne dici? Come andrà questo match? Beh, sicuramente una partita importante per entrambe le formazioni. Mezzo Corona cercherà di racimolare altri 2 punti per portarsi più avanti in classifica, mentre Cassano Magnago deve cercare di fare lo sgambetto a Casalgrande Padana e portarsi in vantaggio rispetto alla formazione emiliana. Nel frattempo, fischio d'inizio. Stessa formazione dell'ultima volta in casa, capitano che rientra dopo l'assenza dell'ultima partita fuori casa per infortunio.
e già l'arbitro alza la mano del passivo e Saranovic ci prova, fuori murata da Kobianchi mi sembra, ci riprova Gislimberti, nulla da fare. Sparato alto il primo pallone di Gislimberti che non riesce ancora a centrare la porta e favorisce la ripartenza di Cassano Magnago. E c'è un giallo. Primo giallo per Gislimberti. Riparte con Giulia Montoli. Jovovic, pivot che sale per Kobianchi, palla Ferrazzi, di nuovo Ferrazzi, prova a tirare ed è gol. Un primo set pieno beccato dalla giocatrice di Cassano e una ripartenza veloce di mezzo corona. Prima palla toccata da Italiano che però non rischia il passaggio al centrale, preferisce aspettare Gislimberti che ritorna in posizione. Alla regia Emma Girlanda, questa volta Margherita l'ho detto bene. Abbiamo avuto qualche problema con questo cognome la scorsa volta, ma mi sono allenata. Nel frattempo Gislimberti viene braccata da Jovovic. Si riparte con Martina Betta che ci prova dall'ala, niente da fare. Tenta un pallonetto Martina Betta, ma no, non riesce questo tiro. Sfonda la difesa Jovovic, ottima azione. Violetta Vegni si è ritrovata da sola a dover difendere perché Aurora Gislimberti è uscita un pelo troppo, lasciando libero spazio a Jovovic, che da quella posizione non perdona. Una giocatrice che con la sua esperienza fa la differenza in questa squadra sicuramente. Ci prova Emma Girlanda, colpisce i piedi del portiere. Gran recupero di palla da parte di Violetta Vegni che concede un ulteriore attacco alla formazione di Mezzocorona. Ottimo recupero da parte di Saranovic che lancia un gol nella porta di Bertolino e prova a recuperare il pivot del Cassano, ma la palla finisce fuori. Ma finisce fuori anche il passaggio di Gislimberti per il capitano Eleonora Italiano. Con molta calma recupera Cassano con il terzetto Ferrazzi, Jovovic, Kobianchi. La panchina del mezzo corona cerca di incitare le compagne alla difesa. Un fallo su Jovovic da parte di Eleonora Italiano e 2 minuti. Un intervento forse un po' troppo deciso da parte di Italiano che si scaraventa sul volto di Zorisa Jovovic. Inferiorità numerica per la squadra Rotagliano che cercherà di rimanere unita in questa difesa. Doppio lavoro per Gislimberti, la quale dovrà difendersi a terzino che all'ala. E ci riesce. Fallo laterale, ancora attacco per Cassano Magnago che proverà a centrare la terza rete. E con mezzo corona che proverà a difendere e a non lasciare andare troppo in vantaggio la formazione di Cassano Magnago. Ottima difesa per il momento. Però... difesa in area da parte di Gislimberti. Ho parlato troppo forte, troppo in fretta. È difficile contrastare i pivot in quella posizione.
E Niki Razzica c'è, e c'è anche Gislinberti che riesce a recuperare questa palla per la sua squadra. Ottimo recupero del portiere, ottimo recupero della giocatrice numero 4. Subito in partita il portiere che sta risollevando le sorti di questa squadra, una sicurezza in campo. Cerca di impostare l'attacco Saranovic. E Gislinberti ci prova dalla posizione di pivot, ottenendo un rigore che sarà battuto da Anna Saranovic. Jovovic per provare a difendere ha dovuto entrare in area, provocando un rigore che sbaglia Saranovic. Alta sopra la traversa, deve tornare subito in difesa perché Cassano Magnago ha una seconda fase molto veloce. Ci prova e ci riesce l'ala del Cassano per i tre punti. Numero 19, Gozzi Giulia. Rientra Eleonora Italiano dopo i due minuti di sospensione. Inferiorità numerica, ha comunque causato solamente un gol per Mezzocorona, quindi buono questo frangente. Era non buona anche questa idea, Margherita, di... Non così buona, secondo me, questa idea, perché un passaggio al pivot con due difensori addosso, un po' difficile che diventi. Mi sta... Anche questo non era un tiro particolarmente... E para il portiere di Cassano. E di nuovo Razzica su Jovovic. Una sfida a distanza tra questi due giocatori, questi due portieri molto validi. Recupera l'ala per Cobianchi che in contropiede non riesce a recuperare questa palla che poteva essere la palla del 4-1. E si riparte con calma dopo un susseguirsi di azioni molto veloci. Riparte Mezzocorona con un'azione impostata, una serie di incroci, una posizione di doppio pivot. Violetta Vegni che cerca di trovare spazio tra la difesa, ma in questo momento non ci riesce. Centra la porta Gislinberti, ma il portiere è bene attento e rilancia subito la squadra di Cassano Magnago che dall'altra parte del campo trova il gol con la numero 17. Cobianchi, Michela. La piazza sul primo palo, spiazzando Niki Razzica. Ci prova Campestrini. Dalla panchina l'allenatrice cerca di incitare le sue ragazze. Poteva essere una buona azione, ora dico poteva. Era sicuramente una buona azione, ma un'azione di finta che poi è finita con quasi uno sfondamento da parte di Girlanda che è costretta a ripiegare in difesa e a lasciare spazio alle giocatrici di Cassano Magnago per questa nuova azione di attacco. 4-1 per la formazione lombarda. E gol di Sofia Ferrazzi. Campestrini che passa la palla erroneamente a Martina Betta con il recupero poi di Cobianchi per il 6-1. Ha rischiato Campestrini in questo caso, ha provato il no look verso Betta, un'azione che solitamente diventa senza alcun problema, ma che in questo caso non ha dato i frutti sperati. Time out per la squadra di Mezzocorona. Nel frattempo Erice
si sta combattendo il match Erice contro Salerno, che vede l'Erice a 15 e il Salerno a 27. Una partita a direzione unica in questo caso, mentre qui a Mezzocorona la partita è ancora aperta, ovviamente solamente 9 minuti di gioco trascorsi e la possibilità per Mezzocorona di recuperare il gap di svantaggio. Ricordiamo la classifica in questo momento: Brixen con 19 punti, Salerno 18, Mestrino 16, Pontigna che oggi raggiunge 14 punti, Cassano e Casalgrande con 10 punti, Padova 9, Erice 8, Ferrara 7, Leno 5, Mezzocorona 4 e all'ultimo posto Malo con 2 punti. In questo momento Malo sta giocando a Padova. E speriamo che le parole di Giovannini abbiano fatto trovare la giusta carica alle ragazze rotaliane. Riparte Pavlovic che entra al posto di Violetta Vegni. Pavlovic, che è conosciuta per la sua difesa molto massiccia, che speriamo metta in campo anche oggi. Ci prova Saranovic e ci riesce. 6-2. Saranovic da terzino destro ha cambiato posizione rispetto alla formazione di partenza, ha portato bene perché è riuscita subito a insaccare il pallone. E recupera palla Campestrini, contropiede, Emma Girlanda per Saranovic che ci riprova, passa la palla all'ala. Ottimo gol del capitano Eleonora Tagliano. Ottimo rientro da parte della giocatrice di Mezzocorona, che dopo l'infortunio alla mano, la vediamo ancora fasciata, è riuscita a centrare il centro della porta facendo arretrare il portiere, invece di rimanere sul palo retrocede di un paio di passi concedendo il gol ad Italiano. Ferrazzi per Gozzi. Jovovic che chiede al pivot di mettersi in posizione centrale, di nuovo Jovovic per Cobianchi, Cobianchi per Ferrazzi, Ferrazzi Jovovic all'ala e pallonetto intelligente e efficace. Secondo palo interno, gol, un golletto in pallonetto, ha visto uscire Razzica e quella era la soluzione migliore per riuscire a fare gol. Ora un passi, credo, fischiato ad Emma Girlanda. E di nuovo Cassano Magnago che ha la palla per mettere in rete l'ottavo gol. Questo Mezzocorona oggi un po' scarico, sta cercando di studiare bene le avversarie. Pavlovic che dalla sua posizione di difesa incita la compagna Saranovic all'aiuto e c'è. Però il pivot riesce ad entrare facendo traversa. Stampa il pallone sulla traversa, la numero 10 di Cassano. La spinta fallo. Per Campestrini. Fallo su Campestrino che viene colpita al volto. Infatti Ferrazzi, 2 minuti, protesta. La giocatrice numero 5 del Cassano non è d'accordo con la decisione arbitrale. Vediamo se Mezzocorona riuscirà a sfruttare questo vantaggio. Nel con una Luisa Dalla Valle, esatto, entrata al posto di Girlanda. Luisa Dalla Valle che ha giocato una meravigliosa partita contro Cellini Padova. Una partita cardiopalma. Finita 29-30 dopo un rigore errato. Il Cassano nel frattempo gioca a porta vuota per avere un attacco completo con 6 giocatrici. Risale il pivot
Marco Bianchi, Jovic, Ferrazzi, Brogi. Parata intanto di Niki Razzica, che chiude la porta all'ala, chiude la porta all'ala destra. Una seconda fase veloce da parte di Mezzocorona, stoppata però dalla numero 10 del Cassano Magnago, e quindi si riparte da un fallo. Doppio pivot e uno sfondo fischiato. Brogi in posizione di centrale, ritorna terzino Jovic per Brogi, scambio e si alza e trova al muro, contropiede con Betta che tira spiazzando Bertolino. Contropiede veloce, si è fatta trovare pronta Martina Betta sul rinvio di Saranovic dopo un muro molto potente da parte di Anna Chiara Campestrini, e punteggio che si sblocca per Mezzocorona dopo 4 minuti di punteggio fermo sul 7-3. È riuscita Mezzocorona ad agguantare un altro punticino. Ecco, anche questa poteva essere una buona idea. E una super parata di Niki Razzica. Ma 2 minuti per Luisa Dalla Valle. Intervento falloso sull'ala, l'ha toccata prima che tirasse. Quindi Dalla Valle si accomoda in panchina per una nuova inferiorità numerica per Mezzocorona. Vediamo ora se Niki Razzica riuscirà nuovamente a parare il tiro. E per Ponti, Lisa Michel, che oggi compie 18 anni, un bel regalo per questo compleanno. Sfiora il portiere del Mezzocorona, ma non riesce a fermare la palla. E nuovamente più 4 per Cassano Magnago. E ora un tiro forte, ma non abbastanza preciso. Prende Palagozzi e gol. Giovannini inizia a scaldarsi in panchina. Si altera Giovannini perché dopo nemmeno un giro di palla Campestrini è andata a tirare, nonostante l'inferiorità numerica. In questi momenti è importante mantenere la lucidità e cercare di girare la palla fino quasi al limite del passivo. Niente da fare per Pavlovic. E Giovannini che la invita a tornare in difesa. Ottima finta di Eva Brogi che trova il 10-4. Un ottimo Cassano finora, Margherita. Sì. Una forte intesa tra le giocatrici di Cassano che hanno dalla loro l'esperienza di aver vissuto già questi campionati già da molto tempo a questa parte. Saranovic vuol dire la sua e lo fa conquistando il 5-10. Brogi finta, ma Pavlovic, Ponti. Pavlovic impedisce il tiro a Brogi. Involontario il piede da parte di Dalla Valle che stava correndo. Rischia i 2 minuti appena rientrata in campo, ma l'arbitro la perdona. Anche Cobianchi si sposta dall'altra parte e ci prova per Ponti. Ponti per Cobianchi che prova e recupera
un rigore. Miki Razzica lascia il posto a Elena Pedron. Elena Pedron che nell'ultima partita in casa aveva stupito il pubblico. Vediamo se si ripeterà. È un tiro forte da parte di Lisa Ponti. E torna in campo Miki Razzica. Non intuisce Elena Pedron, che si riaccomoda in panchina e lascia di nuovo spazio a Miki Razzica, che si sta ben comportando come al solito. E si sta ben comportando anche Bertolino, che ha parato il tiro di Saranovic, che però riesce a recuperare un rigore. Sarà battuto da Anna Chiara Campestrini. Gol per Anna Chiara Campestrini. Sono 5 ora le lunghezze per Mezzocorona da recuperare. 12 minuti di tempo alla fine della prima frazione di gioco. È entrata in campo Giulia Laita, nel frattempo in posizione di terzino, per dare un po' di respiro alla Cobianchi. E recupera un rigore. La Ponti, rigore che sarà battuto da Giulia Laita. E rimane in campo Miki Razzica. Spiazzata. Martina Pavlovic si è fatta sorprendere mentre spingeva lateralmente la giocatrice mentre tirava e si è procurata un due minuti di pausa in panchina, che però costano l'inferiorità numerica alla squadra rotaliana, che ora avrà 2 minuti da giocare in 5 giocatrici. 6 gol di scarto da recuperare. Un tentativo di sfondo da parte della difensore di Cassano Magnago, che però non viene ascoltato dall'arbitro. La mano del passivo che si alza. E Saranovic sgancia la bomba, troppo laterale. Tocca il palo ed esce. Riparte in velocità Cassano e passa la palla all'ala. E rallenta un pochino, trovando la concentrazione, Lisa Ponti. Time out per Cassano. Nel frattempo Margherita, come siamo messi sul campo di Malo? 22-29, scusami. Padova conduce per 29-22 al 24esimo del secondo tempo, quindi è probabile che Malo rimarrà in fondo alla classifica con 2 punti. E sul campo di Erice nel frattempo sul campo di Mestrino conduce di un solo gol, 16-15, una partita combattutissima tra la prima e la terza in classifica. Sul campo di Erice 22 per Erice, 31 per Salerno, che continua a difendere il suo secondo posto. Salerno in questo momento sarebbe primo in classifica, Valentina, con 20 punti, perché se la partita, certo, Mestrino dovesse finire con la vittoria di Mestrino, Brixen sarebbe relegato al secondo posto, con un Mestrino al terzo posto e una Iomi Salerno in capo alla classifica, come accade ormai da qualche campionato. Parliamo a cose fatte. Ancora inferiorità numerica per la squadra trentina. E Miki Razzica difende questa
questo tiro. Incitano e urlano alla calma dalla panchina, perché l'inferiorità numerica deve essere affrontata con un giro di palla tranquillo e facendo trascorrere quanti più secondi possibili. Recepisce tutto Luisa Dalla Valle, che fa calmare il gioco. Saranovic invece fa alzare il braccio del passivo all'arbitro. Uno Campestrini che tenta il tiro sul primo palo, ma una Bertolino si fa trovare pronta alla parata e alla ripartenza per le giocatrici di Cassano. E anche Pavlovic si fa trovare pronta per recuperare questo pallone importantissimo. Bertolino si fa trovare pronta, ma poi arriva Saranovic che scaglia una pallonata che non riesce a parare. Si arrabbia il portiere del Cassano con le compagne che non sono rientrate in difesa, favorendo la ribattuta di Saranovic, che da quella posizione non sbaglia. Fraseggio per il Cassano. Fraseggio che va a buon fine. Sì. C'è molta intesa fra i terzini, riescono a lavorare molto molto bene. La difesa di Mezzocorona si è fatta cogliere impreparata su questo tiro in doppio appoggio, non ha alzato le mani e Niki Razzica si è ritrovata a dover parare una fucilata da parte della giocatrice di Cassano senza avere un minimo di difesa davanti. Si riprova il mezzo corona, ma trova i piedi di Bertolino. Si lamenta un pochino la Ponti, che riprende palla per la compagna. Finta, spettacolo che non finisce bene però. Gol, ma la giocatrice Broggi è a terra. È molto dolorante. Probabilmente abbiamo il ginocchio che abbia avuto una torsione eccessiva nel momento del tiro. Mi fa sempre molto piacere vedere il fair play, il soccorso anche da parte delle giocatrici avversarie in tutte le partite. Quando c'è un infortunio c'è sempre questa collaborazione. Esatto, assolutamente, a questi massimi livelli credo sia il minimo dare l'esempio di fair play. E non è scontato. La caviglia. La caviglia, sì. Di Broggi. Un'eccessiva torsione nel momento di tiro. È stata un'azione meravigliosa, ma evidentemente la caviglia. Infatti viene aiutata dalle avversarie. Una bellissima immagine, non per Broggi ovviamente, ma per l'aiuto che stanno dando le compagne. E rientrano ai loro posti. Accompagnata a bordo campo la giocatrice numero 35 di Cassano Magnago, che riceverà ora le dovute cure e speriamo possa tornare in campo al più presto, se non in questa partita comunque il più presto possibile. Sì, ottima giocatrice. E si riparte.
Mancano 7 minuti. Questo fine primo tempo. In città il portiere di Cassano Magnago ad una difesa più compatta, le proprie giocatrici a non farsi fregare dalle finte delle giocatrici rotaliane. E ci prova dalla valle e ci riesce. Riesce a farsi un ampio spazio fra la difesa. Salta non una ma due giocatrici sotto passivo e riesce a piazzare sul secondo palo questo pallone. La Ponti che chiama calma. E sono nuovamente 5 le lunghezze da recuperare per mezzo corona che in questo ultimo frangente, in questi ultimi 10 minuti ha mantenuto una situazione di parità quasi con le giocatrici di Cassano Magnago che in questo momento si riportano in vantaggio nuovamente di 6 lunghezze grazie all'ala sinistra Gozzi Giulia. È un palo di Campestrini sul portiere che era rimasto completamente fermo e spiazzato, è stata aiutata dal palo, da questo palo pieno preso da Anna Chiara Campestrini che ora torna in difesa e prova ad aiutare le compagne anche perché sono ancora in inferiorità numerica. Un tiro sotto braccio della diciottenne. No, Lisa Ponti che in doppio appoggio riesce a dire la sua e a piazzare angolato il tiro. Una spinta laterale su Campestrini che ora esce dal campo, quindi di nuovo una situazione di calma per Mezzo Corona che proverà a rimpostare la situazione. Ed ora contropiede e di nuovo Ponti. Ponti non perdona. Un tentativo di passaggio al pivot appena entrato da parte di Dalla Valle. Che questo esce. È già il secondo passaggio che non diventa. Sono troppo attente le giocatrici di Cassano Magnago. Questa azione diventa su nel momento in cui la difesa è poco attenta, ma le giocatrici di Cassano Magnago sono tutt'altro che distratte. Nel frattempo al posto di Dalla Valle è entrata Jessica Lona che si fa da regista in questa azione. Pubblico che oggi non si sente, Margherita. Un po' taciturno questo pubblico oggi. Pubblico che si era esaltato nella scorsa partita in casa vinta dalle giocatrici di Mezzo Corona, ma che oggi è un po' mogio. Proveremo durante la pausa a ravvivarli un pochino. C'è Bertolino e c'è anche Giulia Gozzi che segna il 17° punto. Sembrano un po' spente in questo momento le giocatrici di Mezzo Corona che devono ritrovare la giusta carica, la giusta concentrazione per riuscire nuovamente a bucare le maglie della difesa avversaria, riuscire a segnare qualche gol, a colmare questo gap di svantaggio ed invece recupera una serie di passaggi telefonati, come si suol dire. Recuperava palla la Ita e recuperava poi palla Jessica Lona con Emma Girlanda. Jessica Lona che passa la palla a Violetta Vegni e si riparte dai 9 metri. Un altro cambio per la squadra italiana, esce Martina Betta, entra Arianna Buratti. No, questa 17enne molto promettente tra il fila del Mezzo Corona
Ottimo recupero di Violetta Vegni. Se viene sfruttato il pivot, può... È sicuramente un'arma vincente, certo, per il mezzo corona. Sia Pavlovic che Vegni riescono a dare un apporto importante a questa squadra. Lisa Ponti che prende una bella botta al polso cercando di tirare in porta, recupera un rigore che verrà battuto ancora una volta da Giulia Laita. Laita contro Razzica, finta e gol. Braccio basso per Laita, ma piazzata alta questa palla con un colpo di polso. Nulla può Razzica. 60 secondi alla fine di questo primo tempo. Non sugli scudi la squadra di mezzo corona. E ci riprova Saranovic e questa volta va a buon fine. Un'azione individuale da parte di Saranovic che non appena viene lasciata libera a quel metro per tirare riesce ad andare in elevazione e piazzare il suo tiro potente. Anche se Bertolino è un portiere che dice la sua. Assolutamente. Ottima azione da parte di Sofia Ferrazzi. Molto veloce. La difesa di mezzo corona sta lasciando passare un po' troppo le giocatrici di Cassano Magnago che riescono ad entrare senza alcuna difficoltà. Un bellissimo gol che invece a Violetta Vegni ad entrare tra le maglie del Cassano Magnago e per essere fermato la giocatrice si è procurata 2 minuti. Cassano Magnago nel secondo tempo partirà con una giocatrice in meno. Noi vi lasciamo riposare le due squadre. Restate con noi, un piccolo intervallo e vi aspettiamo qui sulle frequenze di Eleven Sport. Yeah.
il dubbio se Dalton si è preso. Che non è una buona idea, cioè io non mai vado. Perché la 5 Tornano in campo le squadre. Cassano che non è andato nello spogliatoio per questo fine primo tempo. È rimasto qui, tirando, scaldandosi, chiacchierando in totale tranquillità.
Nel frattempo, sul campo di Malo, la partita è terminata per 24-30 per Padova, e sul campo di Erice 22-31 per Salerno. Salerno che ha raggiunto quota 20, e ora vediamo com'è finita Mestrino Brixen. Manca ancora un minuto a Brixen e un solo gol di vantaggio per la formazione brixinese, che si trova in questo momento sul 23-22. Se la partita dovesse finire così, Brixen manterrebbe il suo primato. Se invece Mestrino riuscirà a recuperare, la situazione sarebbe sconvolta anche al vertice della classifica. Qui abbiamo il dietro le quinte che si sta scaldando, dobbiamo richiamare all'ordine. Qualche problema tecnico per il tavolo che non riesce a riposizionare il tempo sui 30 minuti. È il presidente del Mezzo Corona che deve entrare in azione e riportare il timer sul 30 minuti. Nel frattempo le ragazze del Cassano non vogliono perdere la concentrazione, quindi si passano la palla, continuano a rimanere ben concentrate. Tavolo che ha riportato i numeri all'ordine e si può ricominciare. Buon secondo tempo. Di nuovo in campo Ferrazzi, Jovovic e Cobianchi con Milan che esce per lasciare il posto al portiere. Nel frattempo il numero 19 segna un gol e anche Violetta Begni recupera il tiro errato di Arianna Buratti per il 12° gol per la formazione del Mezzo Corona. Entra Giada Veronese e di nuovo parità in attacco, perché il Cassano Magnago gioca a porta vuota. Sarebbe importante in questo momento recuperare un pallone e provare il porta a porta oppure il lancio lungo per provare a recuperare qualche rete, perché in questo momento sono 8 le lunghezze di svantaggio da parte del Mezzo Corona. Saranovic che blocca Michela Cobianchi. E nel frattempo a Mestrino è terminata la partita con la vittoria della formazione di Nubi Hosing, che mantiene il primato con 21 punti, un punto di vantaggio nuovamente sul Salerno. E ci sperava Salerno. Torniamo subito in campo con la telecronaca di questo secondo tempo, con un doppio appoggio di Girlanda che finisce laterale alla porta, alla sinistra del portiere Bertolino. Mezzo Corona che non ha mai usato la tecnica dell'extra player, se non erro, Margherita. No, non l'ha mai utilizzata, però non è nemmeno mai riuscita a sfruttare appieno il vantaggio. La formazione lombarda è di nuovo in parità numerica e Mezzo Corona non è riuscita a portarsi a casa nemmeno una rete soltanto è riuscita a portarsi a casa. Buona la difesa per il momento con Giada Veronese. E passivo alzato, rimangono solamente 6 passaggi prima del tiro. Jovovic, niente da fare. Riparte la formazione di Giovannini con Girlanda che prova un'azione da sola.
fermata fallosamente dalla difesa di Cassano, Emma Girlanda, con un tiro che si è schiantato sulla traversa. Abbiamo provato a incitare questo pubblico durante l'intervallo, ma attualmente sembra ancora... No, dai, mi ha sentito il pubblico, eh? Un'azione, Violetta Vegni, is on fire. Il pubblico si è offeso per quello che avevo appena detto, quindi ha recuperato. E Nicky Razzica recupera un'ottima parata. Ci prova di nuovo Girlanda. Sì, direi che il pubblico si sta scaldando. Sicuramente. Si fa sentire il pubblico di Mezzocorona che non è d'accordo con le decisioni arbitrali. Incita dalla panchina la squadra del Cassano e ci prova Saranovic. Ed è passivo anche per la formazione rotaliana che ha pochissimi passaggi per andare al tiro. Questi pali questa sera sono frequenti. Ma sono frequenti anche le parate di Bertolino, che si fa trovare sempre pronta. Veronessa ha recuperato una gran palla dandola a Vegni, che si procura l'ennesimo rigore e l'ennesimo due minuti. Questa partita credo che si sia giocata più in inferiorità numerica che con le squadre a pari numero di giocatori. Ci prova Girlanda. Ah, un errore. Scotta questa palla per le giocatrici di Mezzocorona. Scotta sì. Tanti errori al tiro quest'oggi, sia per Girlanda che per Saranovic. Rientra in campo Giulia Laita. Jovovic in regia per la squadra di Cassano. Data una serie di incroci per ubriacare la difesa avversaria. E ci pensa la numero 27, Laita Giulia, con un l'ennesimo sottomano. Che ha ubriacato Nicky Razzica. Un altro due minuti questa volta per Jovovic. Viene cercata tantissimo Violetta in questa partita e si sta procurando tantissimi rigori. Questa volta al tiro Saranovic. È una maledizione questa sera. Questi pali, queste traverse ci stanno perseguitando. Questa palla non vuole entrare in rete. Solamente un gol nei primi 5 minuti per la formazione rotaliana. Nonostante tante occasioni procurate soprattutto dalla numero 19. E di nuovo in extra player per il Cassano. E questa volta... Ci prova. Come se ci avesse sentito, eh? Abbiamo detto poco fa. Ci sta, l'avrei fatto anch'io. E l'hai fatto tante volte anche tu, Margherita, no? Sbagliandolo allo stesso modo. Fallo di piede da parte delle giocatrici di Cassano Magnago che permette la ripartenza veloce in seconda fase del Mezzocorona con Saranovic che finalmente. Questa volta non sbaglia, primo palo basso, nulla può il portiere Bertolino che ora esce per lasciare nuovamente la parità numerica in attacco per la formazione di Cassano Magnago. E rompe la maledizione Saranovic. Thank you.
le mani in difesa sono fondamentali per evitare un ulteriore sottomano. Palla per Razzica. Ha tentato il passaggio lungo da terzino ad ala opposta, ma non è funzionato. Impreciso, finisce sul fondo dopo aver toccato le mani dell'ala di Cassano. Stavo osservando in panchina che Eva Broggi sembra stare meglio. Non so se rientrerà in campo già. Probabilmente oggi. Una distorsione, sì. Non così grave come pareva all'inizio, quindi molto bene per la giocatrice che potrebbe forse rientrare già in questa partita o in una partita successiva. E Saranovic con la sua forza butta a terra Giulia Gozzi. Credo gli sia arrivato il piede sull'orecchio. Discussione fra l'arbitro e Petazzi, il dirigente del Cassano, che non è d'accordo con le decisioni arbitrali. Voleva uno sfondo, probabilmente, il dirigente di Cassano Magnago, ma non si trova d'accordo con la decisione arbitrale. E rigore per recuperato da Zarica Jovovic. Giada Veronés, cintura abbastanza evidentemente la giocatrice Jovovic. E riprova Pedron. Una serie infinita di rigori, una difesa che non sempre è compatta e che quindi procura l'ennesimo rigore, che questa volta batterà la numero 46. Ponti. E un palo. Si stampa sul palo. Anche per loro. Cercano di trovare una soluzione per entrare fra le maglie della difesa, ma niente da fare. Cobianchi c'è e recupera palla. Una traversa anche per il Cassano. Cobianchi legge alla perfezione il passaggio che Buratti tentava di fare a Girlanda, ma era facilmente leggibile e quindi Cobianchi ruba la palla, va in contropiede, ma il suo tiro in elevazione si stampa direttamente sulla traversa uscendo lateralmente e salvando ancora una volta le sorti di Mezzocorona. In questo momento si trova a 6 lunghezze di distanza. E anche Jessica Lona riesce a recuperare un rigore per la squadra rotaliana. Probabilmente una spinta laterale, in questo caso la giocatrice non si trovava in area nel momento della difesa, quindi il motivo di questo rigore potrebbe essere la spinta laterale. E ci riprova Girlanda, che prima non era stata molto attenta e fortunata, e questa volta lo è. Tiro forte e potente. Oggi sentiamo un po' l'assenza di Aurora Gislimberti. Non so perché sia in panchina, se sia stata una decisione di Giovannini o se si sia infortunata. Ottimo gol di Sofia Ferrazzi nel frattempo. Saranovic rimane sulle gambe, permettendo alla giocatrice di entrare senza nessuna difficoltà in velocità. Nulla può il portiere in questo caso. E di nuovo parità numerica. Giocatrice di Mezzocorona finisce la sua punizione, Giada Veronés. E si conclude con un altro fallo. Un ulteriore 2 minuti combinati a Sofia Ferrazzi. Sofia Ferrazzi che protesta. Anche il capitano Cobianchi protesta. E anche il pubblico del Cassano. Errata Corrige, il pubblico del Mezzocorona.
giustamente chiedevano il rosso per la giocatrice del Cassano, ma ed è quello che effettivamente c'è stato. Mani in faccia per Jessica Lona, che abbassandosi è stata colpita al volto. In pochi secondi si è passate dalla superiorità numerica di Cassano a quella di Mezzocorona, che dovrà cercare in questo momento di sfruttare appieno questa opportunità. In questo momento non c'è riuscita. Uno sfondo pieno giustissimo fischiato a Saranovic. Le due giocatrici erano ferme immobili e il terzino di Mezzocorona è andato a schiantarsi letteralmente sulla difesa ferma. Bertolino, la Milan ne recupera Mezzocorona con Girlanda che tira ancora una volta la palla fuori. Che i rigori sono all'ordine del giorno. La Ita. Giulia non sbaglia nemmeno questa volta. Le compagne delle atlete del Mezzocorona cercano di incitare. Cambio di ruolo intanto per Girlanda e Saranovic. Ottima azione di Vegni, ottima azione. Un passaggio preciso di Lona per Vegni, che non si fa trovare impreparata. E nuovamente segna e razzica, può far partire la seconda fase. Brutto questo passaggio. E Niki Razzica dice la sua, qui la palla non passa. Rimedia. Passaggio leggibile, quello della numero 6 per Girlanda, che è stato ben letto da Ghezzi, che ha intercettato, ma il capitano di Cassano Magnago non è riuscito a buttare in rete con una gran parata di Razzica. Prova a trovare spazio nella difesa Violetta Vegni, ma la palla va dall'altra, prende palla Lona e un ottimo gol per la giocatrice numero 6 del Mezzocorona. E di nuovo il rigore. E di nuovo due minuti, e questa volta per Girlanda. E il pubblico è molto molto arrabbiato. Avranno molto da scrivere sul resto questi arbitri oggi. Una serie infinita di due minuti. E e fa un altro gol la Ita contro Pedron. C'era un errore sul tabellone, corretto. Buratti non riesce a sfruttare la sua velocità e la sua altezza. Saranovic intercetta questo pallone buttandolo avanti per Vegni,
che non riesce a segnare, si trova davanti il muro di Bertolino. Un portiere eccezionale Bertolino. E dall'ala Gozzi recupera un altro gol per Cassano, che va ai 25. Tante occasioni sprecate per il Mezzocorona questa sera. Tanti rigori, tanti contropiedi buttati al vento. Un peccato, perché le lunghezze potrebbero essere molto meno, il distacco molto più accorciato. E di nuovo un passaggio leggibilissimo di Lona, intercettato da Jovovic. Recupera palla Mezzocorona per un pasticcio di Cassano. Grida la calma Giovannini. Inferiorità numerica, durerà ancora qualche secondo prima che Campestrini faccia il suo ingresso in campo, lasciando andare in panchina Jessica Lona per un riposo. Gislinberti, lo dicevamo, si prepara. Eccola qui Gislinberti. E niente, no, non si fischiano i 9 metri. O a rigore o non è nulla per la coppia arbitrale. Vediamo se l'ingresso di Gislinberti cambierà le sorti di questa partita, che si sta rivelando veramente difficile per le giocatrici rotaliane, che non riescono a colmare questa distanza che si è formata tra loro e le giocatrici Amaranto. E ci prova la numero 89, Giulia Milan. Trova Razzica pronta. E Gislinberti trova nuovamente il palo. E anche il corpo della giocatrice avversaria. Sfortunata questa sera Gislinberti, che non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Campestrini che incita le compagne all'unione, la collaborazione, all'attenzione. Jovovic che prova ad entrare nella difesa. Regia di Conti per Jovovic. Niente da fare per Ponti. E di nuovo, seconda fase. Prova a recuperare palla anche Violetta Vegni, ma... è un tiro centrale che poco preoccupa il portiere di Cassano. Nel frattempo si sta scaldando la numero 50, Rebecca Geller. E palla Gozzi, che trova di nuovo Razzica, la giocatrice ellenica, il portiere ellenico, che ha già deciso che questa sera sarà lei a rilasciare l'intervista per il Mezzocorona. Non riesce la copertura di Violetta Vegni a fermare il tiro di Gozzi, che si ferma all'incrocio. La bomba invece di Saranovic. Quello che invece non accade a Violetta, riesce ad insaccare l'ennesima rete, top scorer di questa partita per le giocatrici Mezzocorona. Bella anche il deserto che è riuscito a creare Jovovic, che però trova Razzica sempre pronta. E
Finalmente questa volta anche Gisi Limberti dice la sua. Ha referto anche lei, finalmente. Partita senso, non gli lunghetti di scarto, come ormai da a questa parte. Non sarebbe impossibile un recupero per il mezzo corona che conosciamo, per il mezzo corona che ha giocato a Cellini. In questi ultimi minuti sembra che le giocatrici siano un pochino più lucide. Ci hanno messo un po' di minuti ad entrare in campo e ormai le lunghezze erano quelle. E il pivot trova Gislimberti pronta alla difesa. Allenatore del Cassano che non abbiamo sentito moltissimo riprendere le sue giocatrici. Anche sicuramente una buona prestazione da parte, certo, delle sue giocatrici, che non sono mai state in parità ma in vantaggio dal primo minuto di gioco. E di nuovo un tiro telefonato da parte di Gislimberti. Timeout chiamato dall'allenatore di Cassano. E dagli spalti la giocatrice che ha subito l'espulsione prova a incitare le compagne. Entrambi gli allenatori con molta calma cercano di ristabilire l'ordine, di riordinare le idee. Un arbitraggio severo questa sera, sì. Valentina. Tanti rigori, tanti due minuti. A noi non è sembrato che fosse così violento. Stare nel campo si vedono cose diverse. Crederci sempre, mollare mai, il motto della squadra rotagliana. E sicuramente non molleranno le ragazze trentine. Abbiamo anche questa sera dei problemi tecnici con il microfono, speriamo che voi su Eleven Sport riusciate a sentirci bene, ci comunicano che ci sono dei problemi di audio. Nel frattempo giro palla nel mezzo corona con regia Campestrini e si scalda per la squadra del Cassano il portiere. Prova Gislimberti, ma trova ancora una volta Bertolino. Prova Geller, trovando Michi Razzica, e in velocità Campestrini prova a passare la palla a Vegni, che anche questa volta si trova pronta per un altro gol per il mezzo corona. 21-27, c'è attenzione al palafornai.
sempre problemi tecnici con questo microfono e ne usiamo uno solo. Vediamo Buratti. Finalmente riesce a sfruttare la sua altezza, la sua elevazione. Braccio alto e tiro sul angolino alto alle spalle del portiere. Un secondo palo vincente. Palo interno gol che porta le ragazze di Mezzocorona almeno 5 a 5 minuti dalla fine. Un passaggio un po' troppo forte di Laita per la compagna che fa recuperare palla a Saranovic e questa volta piazza un ottimo gol con fra gli applausi del Palafornai. Siamo almeno 4, era dal primo tempo, dal 7-3, che non c'era questa distanza tra le due fazioni che si contendono i due punti messi in palio questa sera al Palafornai. Questa volta Geller ottiene un'ottima rete, un gol di pregio perché dalla destra, non essendo mancina, è riuscita a piazzare questo gol molto bello. Anche Campestrini riesce a recuperare un punto importante. Sempre meno 4 a 4 minuti dalla fine. Non è ancora finita. Il capitano dalla panchina incita le compagne, dai ragazze, non mollate. È sempre bello vedere come la panchina aiuti moralmente le compagne in campo. Prova a recuperare Saranovic e tiene benissimo la difesa Gislimberti, ma tiene, ma evidentemente per gli arbitri è stata una tenuta fallosa. Proteste per la numero 4. Le proteste di Gislimberti troppo vigorose, le vengono combinati altri 2 minuti. E quindi la partita si concluderà per Mezzocorona sicuramente in 5. E Gislimberti si dispera dalla panchina. Arbitraggio molto molto severo. E ora dovrà cercare di tirar fuori una grinta non indifferente al Mezzocorona. Concentrazione, grinta, tenacia, attenzione. Campestrini dice: su, ci siamo, dai ragazze, ce la possiamo fare. E 3 punti di differenza. Tutto sarà giocato in difesa per le giocatrici di Mezzocorona. Razzica sarà fondamentale ancora una volta per permettere alle ragazze e di nuovo un rigore a favore di Cassano. Oggi ci sono problemi al tavolo e la Ita questa volta va sulla traversa e Saranovic va almeno 2. Blackout per la formazione di Cassano Magnago, che ora si ritrova a sole 2 lunghezze di vantaggio a 2 minuti e mezzo dalla fine. È ancora possibile un capovolgimento, tutto sta nella difesa di Mezzocorona, che deve tenere duro nonostante l'inferiorità numerica per questi
ultimi 130 secondi che le separano dalla fine della partita. Razzi che aveva recuperato un'ottima parata, ma Montoli Gloria si trova pronta e ci riprova il mezzo corona con Giada Veronese che trova il braccio di Bertolino. Ora con tutta calma il portiere va a recuperare la palla per far ripartire l'azione. 3 gol da recuperare in 90 secondi. Pesantissimi. È ancora possibile, ma... Time out chiamato da Salvatore Onelli per il Cassano. Partita in questi ultimi 10 minuti bella, giocata bene da entrambe le formazioni. Mezzo corona che ci ha creduto, ci crede. Difficile la rimonta, se non impossibile. Ultimo minuto e poco più per questo match in campo trentino che vede la formazione lombarda per 29-26 e si riparte con Jovovic per Ponti che sta già pensando di festeggiare il suo 18° compleanno con questa vittoria. Jovovic per l'ala. Razzica non ci sta. Razzica riaccende la fiammella delle giocatrici di mezzo corona. E prova a riaccenderla anche Campestrini. Ma questa volta la fiamma si spegne. Butta il cuore oltre l'ostacolo, Razzica con una parata superba che però trova dall'altra parte del campo un'ulteriore superba parata del portiere di Cassano Magnago che ha tenuto in piedi le sorti di questa partita. Ultimi 20 secondi, probabilmente ultimo attacco di Cassano Magnago che va a segno con una bomba della numero 50 Geller. Portiere, un'ala rovescia, riesce comunque a segnare sempre. E ci prova Violetta Vegni. Niente da fare. Si conclude con una parata alta della giocatrice di Cassano Magnago. Un'ottima prestazione del Cassano che si porta a casa questa vittoria 30-26, una partita combattuta. Ricordiamo il prossimo appuntamento che vedrà impegnato il mezzo corona in casa il 15 gennaio, dopo le vacanze natalizie, con una squadra molto difficile da battere, Salerno, e Cassano che ora ha raggiunto i 12 punti, che si sfiderà contro Casal Grande appunto. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, quasi quasi io e Margherita Giacomuzzi ci stiamo prendendo gusto con queste telecronache. Il 15 gennaio credo tornerà Gianmarco Tiralongo, che in questo momento si trova sul campo di Pressano, ci ha abbandonato, ma noi abbiamo cercato di tenere alto il suo nome. Grazie Margherita per essere stata qui con me. Grazie a voi e buona serata e buona pallamano a tutti. Buona serata a tutti.